Di Sesamo, una nuova trasmissione di Teleweb Vision Napoli. Oggi grande sostituzione, Federica in panchina, in campo le prime firme. Confesso di non aver mai visto Bruno fare delle riprese, un tornado, veramente un tornado. Oggi lo vediamo intervistare un veterano del footing sul litorale di Portici. Il nostro angelo, e poi potremmo anche dire il nostro angelo custode, perché tu sei così, perenne presente in questa zona e chiaramente ti piace pure, insomma. Sì, amo il mare, vivo nel... Allora, perdonami, diciamo l'angelo custode di questa passeggiata e di questo scorcio di mare che costeggia Portici. Sì. Senti, allora, tu dicevi che ami il mare, parlami un attimo di ami il mare e poi ti devo porre una domanda. Quindi, ami il mare sì da bambino, perché con mio padre... che mi portava sin da piccolo con la barca, no, a pescare, ha insegnato a pescare tutti i gruppi che ci sono, come gli autori pescatori e tante cose, e ho amato così sin da piccolo la natura, rispetto molto l'ambiente, e molte volte resto male quando vedo la passione delle persone. Ascolta, qui ti devo fermare. E qui cade proprio bene la domanda, visto che hai parlato d'ambiente, che ti piace l'ambiente, certo. Ti piace il mare, nel mare ci sei da tanti anni, insomma, sei nato, sì. Racconti, ma tuo padre ha dato degli insegnamenti, certo. Non indifferenti. Bene, ora ti devo fare una domanda. Io l'altro giorno ho intervistato Antonio Cacchè. Antonio, buongiorno a te. Altrettanto a te. Senti Antonio, mi hanno detto che c'hai un sacco di belle cose da dirmi, o meglio dire, fammi completare il discorso, fammi completare la domanda. C'hai un sacco di cose da dire su questo litorale, su questo lungomare. Non ti va bene qualcosa che comunque non ti va bene? Ne vuoi parlare? Io penso che non è qualche cosa che non va bene, qua niente va bene, perché questo all'epoca, nel 2003, l'abbiamo denominato lo scempio dello scempio. Questa non è una passeggiata, questa è una situazione obbrobriosa che hanno voluto le nostre autorità. Quindi devo porre delle domande. 2003, ad oggi sono 10 anni. Cosa è successo in questi 10 anni? È successo che i lavori fatti dalla Regione Campania, all'epoca c'era un certo governatore che io non faccio neppure il nome, il quale al comitato che aveva posto un problema fondamentale, e che era il problema della scogliera emersa, lui pose un vincolo al comitato che stava facendo una battaglia del tutto inutile, perché questo capolavoro che loro avevano progettato veniva completato nel 2005. Antonio, cosa che poi non è risultata la verità, in quanto ora siamo nel 2013 e questo obbrobrio, questo scempio continua ancora. Posso porti un'altra domanda? Tu sei Antonio, però carino. Molti ti conoscono, tra per quello che c'hai vicino a te ti riconosce senz'altro. Però dove va questo filmato? A prescindere quelli nati a Portici o meno, va in internet, va anche su YouTube. Molti fuori, anche fuori dall'Italia, non ti conoscono. Vuoi presentarti? Allora, io sono il promotore del comitato degli arenili di Portici, arenili vulcanici neri e rari che le nostre amministrazioni hanno deturpato. Il nostro comitato è sorto per un gruppo di persone amanti del mare, che vanno dagli sportivi a coloro i quali sono amanti della tintarella, e anche gruppi che sono sostenitori
di attività sportive in quanto subacquei e pescatori. Diciamo una buona parte dei porticesi. No, proprio persone amanti del mare. Diciamo, Portici è una cittadina marina, quindi allora, in un certo senso, a prescindere quelli che stanno all'apice, su, nei monti, eccetera, verso San Sebastiano, però anche quelli fanno parte di San. Ora, se hai parlato prima di una problematica in generale, secondo te cosa bisognerebbe fare ora? Allora, bisognerebbe innanzitutto rivedere una cosa che ci sta a noi a cuore, perché gli arenili vulcanici neri e rari, che sono questi e che alla fine sono deturpati soprattutto da materiale da risulta che loro hanno versato in questa famosa passeggiata, e quindi gli arenili non sono protetti da una scogliera emersa, perché la scogliera emersa frena le onde. Quindi c'era, però la scogliera c'era una volta? No, cos'è successo? No, la scogliera non c'è mai stata. Quella lì che lì si allora, vede di tanto allora la in tanto? Loro hanno fatto una scogliera sommersa. Sommersa. Vabbè, emersa è giusto. Sommersa perché la scogliera sommersa è una qualche cosa inutile su questo litorale, perché invece di bloccare le onde le alimenta, tant'è vero che se noi vediamo oggi il mare è un po' mosso. Allungo un attimino mentre parla. Il mare è un po' mosso, dietro è calmo, ma sotto l'arenile comunque alimenta un'onda così devastante che copre tutto l'arenile, e l'arenile in questo caso non esiste più. Poi ultimamente hanno fatto un'altra cosa, proprio perché loro pensano che ci tengono all'ambiente, ci tengono sempre al mare, cosa non è vero. Loro ci tengono probabilmente soltanto ai loro interessi, perché questa situazione che si è venuta a creare su questo litorale non ha fatto altro che fare un discorso fondamentale per loro. Hanno sperperato il denaro pubblico, e tanto è vero che ora sono venuti a fare dei ritocchi su questo litorale. Devo fermarti qua, tutto quello che stai dicendo è tua responsabilità, ricordatelo, no? Quindi tranquillo, tu conosci bene le regole. Non ti preoccupare, perché io ho fatto 40 anni di sindacato. Allora, bravo, no, devo dirlo perché quando vai in internet o YouTube o Facebook, quelli hanno bisogno di un'autorizzazione. L'importante è che tu conosci, sei cosciente. Ok, grazie, questo mi fa per... Continua, vai. Allora, il problema è questo, stanno mettendo delle pezze che alla fine non servono a niente. Tanto è vero che ora hanno messo gli scogli, hanno tolto gli scogli del basolato che loro avevano messo per creare il rifacimento. Io uso questi termini perché sono fondamentali. Vai loro, tranquillo, loro, ti loro avevano detto che mettendo la scogliera sommersa ci fosse stato sicuramente il rifacimento degli arenili. Noi che eravamo del comitato avevamo sempre riferito, perché siamo persone di mare che veniamo da sott'acqua e facciamo questo per una vita intera, allora sapevamo che la scogliera emersa non portava neppure un granello di sabbia. Ora loro che cosa hanno fatto? Hanno tolto il basolato che loro avevano posto per il rifacimento e l'hanno messo sulla passeggiata. Se puoi inquadrare quegli scogli sono pure una pericolosità per i natanti e per i bagnanti, perché se andiamo a guardare ora ci sta uno scoglio che è caduto a mare in fondo uno scoglio è caduto a mare. Non sia mai ci stava qualcuno, qualche bagnante là sotto, sicuramente ci stava il morto, perché hanno fatto tutta una cosa per una presa in giro dei cittadini, e io così vi voglio dare una giustificazione, che loro ci hanno preso in giro a noi. Loro hanno fatto un'altra cosa, hanno fatto lo sperpero di denaro pubblico, perché noi siamo i contribuenti
dello Stato, perché siamo cittadini onesti che paghiamo le tasse, e loro continuamente ci mortificano. È una cosa vergognosa. Antonio, cosa devono fare ora? Allora, devono fare la scogliera emersa, perché solo la scogliera emersa mette fine a questo scempio che è degli arenili, che lo scempio è pure su tutto il litorale. Perché ti pongo una domanda, scusami, proprio inerente alla scogliera emersa. Dall'altro lato, nella zona di San Giovanni, ne hanno fatta una, ne hanno sistemata una, però è venuta su in un modo veramente così balordo. Fatto sta che è stato pochi mesi, dopodiché il mare l'ha profrantata. Dovuto subentrare, meglio dire, è venuta lì la famosa, è venuto a capitanare qualcuno di là e ha sistemato. Questi sono in grado di realizzarla, sta benedetta scogliera emersa? Sì, la scogliera sommersa attualmente sommersa è di 45 metri di larghezza e lunga 330 metri. Siccome, ripeto, sottolineo che io sono uno che vado al mare tutti i giorni, 365 giorni all'anno vado a mare, allora so benissimo quello che sto dicendo. La scogliera che hanno fatto 45 metri per 330 metri sicuramente è una scogliera che potrebbe benissimamente mettere in condizione di fare sulla stessa scogliera, sottraendo gli scogli da sott'acqua, con il pontone che sta lavorando proprio a San Giovanni, che è un'attrezzatura posta per esempio dalla regione Campania, sicuramente lo porterebbero qua, loro tirerebbero gli scogli da sotto e così farebbero una scogliera emersa che non costa neppure una lira. Io credo che a questo punto chi per essa dovrebbe soltanto dire che ho combinato? Ho combinato un accidente. No, quelli là che hanno combinato io dico cosa. Che chi per essa, insomma, ho reso l'idea. No, oltre che sono degli scellerati, sono persone che, se diciamo sono incompetenti, gli facciamo una giustificazione, perché qua parliamo di persone che hanno progettato questo litorale, che sono architetti, che sono ingegneri, che sono geologi. Antonio, questi possano agire nei tuoi confronti, lo sai, dopo questa dichiarazione? Ma sicuramente io mi assumo tua responsabilità, sì, ma comunque loro sicuramente non potranno mai, non lo faranno, dici no tu. Non potranno mai fare una cosa nei miei confronti, perché io gli dimostrerò che comunque sono persone che non hanno messo bene in atto la loro professionalità, perché se uno è geologo deve sapere quali sono le correnti marine. Ad esempio, l'arenile non è neppure tutto uniforme, perché loro non hanno capito che qua ci sta uno spessore di qua ci sta uno spessore di arenile, là lo spessore di arenile in fondo non esiste, perché il mare batte sotto il muro che loro hanno fatto, e loro se ne devono assumere le responsabilità, non noi. Loro hanno fatto il muro di cinta, no? Che delimita l'area. Ti pongo un'altra domanda? No, scusami, continua. Allora, loro hanno fatto il muro di cinta, questo muro presso fuso, che è costato sicuramente mille di più. Allora, questo muro è sempre sovrastato dalla riga quando il mare è agitato. Una settimana fa sono venuto qua a scoprire il muro togliendo tutto l'arenile che l'aveva sovrastato. Ora siamo punti a capo, dobbiamo portare le ruspe giù all'arenile per mettere in condizione ai cittadini di venire a fare due bagni, e qua fra poco, quando verrà la caluglia della primavera, che è ormai finita, oppure dell'estate, qua ci saranno migliaia e migliaia di persone. La cosa che poi noi chiediamo, che cosa chiediamo? La scogliera emersa, e chiediamo i servizi all'interno di questo scempio. Allora è impossibile che qua ci siano migliaia e migliaia di persone, non ci sono servizi igienici. Non c'è una doccia, domanda, non c'è un'assistenza. Ma questo mare è balneabile? Questo mare è balneabile, lo dovremmo chiedere a coloro i quali hanno fatto i prelievi, e i prelievi, secondo loro, come l'hanno spiegato così dettagliatamente, certosinamente, non vanno fatti come dicono loro, perché i prelievi sulle acque marine non si fanno a mezzo metro di profondità, ma si fanno
in superficie, perché i bagnanti, cioè soprattutto i bambini, perché noi dobbiamo fare un discorso, qua viene il bambino, come viene per esempio l'adulto e come viene l'anziano, appena si butta in acqua, che cosa può ingerire? L'acqua superficiale, e l'acqua superficiale, siccome che a Napoli i depuratori non funzionano, non funziona in nessun luogo dove hanno impostato i depuratori, tant'è vero che questa fogna che loro chiamano con paroloni, per esempio, che si capiscono solo loro, qua hanno fatto una passeggiata con una fogna, è una vergogna, e loro dicono che il mega collettore, si crede che è una imbecille, il mega collettore è una fogna che prende le acque pubbliche e poi alla fine non le porta a un depuratore che sta sul litorale, ma addirittura queste acque putride le porta a Volla, perché lì abbiamo il depuratore. Poi se il depuratore funziona o non funziona lo possiamo vedere benissimamente, qua a terra ci sta tutta una porcheria e quando viene l'estate superficialmente sul mare c'è sempre un cattivo odore proprio di fogna e loro dicono che l'acqua è balneabile. Allora, che se lo bevessero loro, ma non mettendo in difficoltà e in pericolosità i ragazzi, i bagnanti tutti. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in mille pezzi. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo.